There's a lover in my life. He sends me gifts and flowers. He'd change a thousand clocks to meet me after hours. He's crazy. Yeah, he's crazy about our love. Antonio Riva, rieccoci pronti per un nuovo appuntamento di stile, di sogni femminili, perché poi quello che tu racconti è sempre un universo che fa sognare le donne, grazie a un fiore quest'anno. Quest'anno il tema predominante della collezione è la peonia, che è un fiore che io amo tantissimo, oltretutto è il nostro marker olfattivo, per cui abbiamo un profumo per ambiente che è la peonia, e attraverso la peonia ho creato questa collezione, questa capsule in organza di seta con questa stampa creata ad hoc, con tutta una storia che riprende le peonie, i nostri fiocchi che vengono ripresi nelle stampe e declinati poi in diversi colori. Siamo lasciati l'ultima volta, Antonio, prima del tuo show, in cui parlando di un'accademia di formazione che avevate in mente di costruire, di realizzare. A che punto siamo? Come si sta? Questo è un nostro grande sogno, che sicuramente nel tempo speriamo di poter realizzare, quello di riuscire a creare un'accademia dove formare, insomma, delle giovani promesse. Insomma, è molto difficile adesso in Italia comunque trovare delle eccellenze, delle competenze, soprattutto in questo ambito. Noi abbiamo ancora un'attività, abbiamo ricostituito tutta la filiera tessile, per cui è un lavoro, anche se vuoi, molto artigianale, per cui il sogno sarebbe quello di riuscire a formare delle giovani promesse in questo ambito. Parlato con diverse istituzioni che rappresentano poi il sistema moda nella sua interezza, ed effettivamente tutti erano d'accordo nel dire che vanno formate nonostante l'apporto delle tecnologie. Senti Antonio, noi ti abbiamo visto sempre più spesso protagonista nei red carpet, nelle grandi soirée, sempre più spesso qualche personaggio di grande spicco indossa con grande classe un abito Antonio Riva. Come ti trovi con le tue creazioni, che rappresentano davvero l'eccellenza del saper fare, ma del saper fare artigianale, quindi senza tutto quel contenuto che per forza deve essere wow, che spesso invece esagera un po', no? Su certi tipi di kermesse. Come ti stai muovendo all'interno di quel mondo così hollywoodiano, nel senso buono, certo, della parola? È un mondo molto particolare, dove chiaramente Saura El Capri richiede anche degli abiti particolari. È forse un momento dove io mi ritrovo molto, perché nonostante l'importanza dell'evento eccetera, riesco sempre anche a trasmettere il mio stile, che a volte magari può essere non così eccentrico, ma io amo molto, insomma, tutto quello che è pulizia, dettaglio, per cui a volte vedere anche un abito rigoroso sul red carpet, magari frequentato abiti pazzeschi ma particolari, insomma, mi dà molta soddisfazione. Come sono stati recensiti dalla critica i tuoi abiti, i tuoi personaggi? Devo dire molto bene, ho sempre ricevuto voti molto alti dalla Scala piuttosto che Venezia. Adesso abbiamo per ultimo vestito per la prima volta una cantante per il Festival di Sanremo, e devo dire che abbiamo avuto anche in questo caso dei bellissimi, insomma, risultati, dei bellissimi voti. Personaggio tra questi che ricordi, che hai più a cuore per la sua umanità, per il suo modo di essere più vicino a te? Beh, in realtà poi alla fine ho sempre molto feeling con tutte le persone che si rivolgono, per cui ti devo dire che un po' tutti hanno lasciato il segno, c'è sempre un rapporto di empatia reciproco. Ti ringrazio tanto Antonio per questa nuova bella storia. Alla prossima puntata.